Bentornati, ma soprattutto bentornate in quest'angolo tutto dedicato alle donzelle. Come ti, cavron? Ancora con questa storia, ma le è così difficile rimanere sul cinema? Dipenderenze dal tettonzolo del cinema, se fubbe a punta sarebbe difficilerrimo. Allora, oggi affronteremo una storia che, a giudicare dal titolo, pare rappresentare un problema molto comune nell'universo femminile. Il catcalling? No, stiamo per vedere. Il mio vicino si scaldava i piedi su di me ogni notte. Sarebbe una battuta? No. Ma è ridicolo! Beh, vedremo. Il mio vicino si scaldava i piedi su di me ogni notte. Ma il suo vicino sapesse un mini Wookie? Sì, abbastanza irsuto. Ma questo è un maniaco? Che mazza di storia è? Calma, scopriamolo! Ho beccato mio marito a letto con l'amante. E iniziamo malissimo. Tutto chiaro, la protagonista organizza un tradimento per vengeanza. Non credo sia in linea coi messaggi di Fabiosa. Voglio una regina di bellezza, non una cuoca come te. Però a giudicare dal fisico non gli dispiace così tanto la cuoca. Panzonissimo! Va a vivere con la tua regina nel suo castello, allora. Fuori! Miseria, ma che forza ha? Cioè, solo per spingere il marito ci vorrebbero quattro persone. Magari avresti messo una cera per terra. Bene, almeno è già finita. Un po' breve come storia, ma... Sta calmo, è solo l'inizio. Ma poi si è scatenata una tempesta. Moriremo tutti! Posso dirlo? Se ti becco a fete chiare, fuori potrebbe esserci anche un tornado, non me ne fregherebbe nulla. Mi sembra giusto. Sai, esiste anche una cosa chiamata umanità. Hai visto bene il marito? Smanicata grigia di due taglie più piccola, pantaloncini anonimi e piedi nudi. Sì, lo butterei fuori anche durante un maremoto. Vi mangio quello che ho detto. Non c'erano vie d'uscita. E nemmeno corrente e campo. Vabbè, sei nel bel mezzo di una tempesta, non ti servono vie d'uscita, solo un riparo. E a me sembra che la corrente funzioni benissimo. Il mattino dopo, la tempesta non si era ancora placata. Ho cercato di mandare dei segnali d'aiuto, ma invano. Anche qui non credo che tu debba chiedere aiuto. Sai com'è? Non credo la tempesta sia passata inosservata. Ha sradicato anche degli alberi. Sono fortunati se il tetto è ancora al suo posto. Purtroppo anche il marito panzone è al suo posto. Solo a una cuoca poteva venire in mente una cosa del genere. Ma di che parla? Di chiedere aiuto. E cosa collega il chiedere aiuto al fatto di essere una cuoca? Aspetta, sono la Croce Rossa. Scusa? Saresti il pronto soccorso, ci staresti pure sulle confezioni di formaggio anzolo svizzero. Era freddo. Avevamo solo la zuppa calda per scaldarci. Preparata davanti, e ribadisco, davanti a un caminetto. Ci avresti in poteri! Ma voglio una ciotola intera. Versa pure. È per la cuoca. Tocca alla regina cucinare per il suo re. Brava, approvo la risposta. E dire che mi avevi accusato di mancanza di umanità. Quel tipo è insopportabile, oltre che incapace di vestirsi. Ho preso cibo e generatore e ho lasciato lì quei parassiti. Aveva un generatore in casa e non l'ha attaccato da subito? Ma come lo accenderesti se non ci saresse corrente? Dubito funzioni a corrente. Ho atteso i soccorsi nel retro della casa. Ma una notte, dei piedi gelati mi hanno svegliata. Ed ecco il vicino che si scalda i piedi. Ma come? Dove? Ma come? Calma, ora troveremo le risposte. Qualcuno si stava scaldando addosso a me. Gli ho tirato uno schiaffo, credendo che fosse mio marito. Ma era il nostro vicino idraulico. L'idraulico, un classico. Di cosa? Del tradimento e del... Non credo sia lì per fare il marpione. Stava lavorando in cantina quando è arrivata la tempesta. Eric è arrivato al mio letto attraverso il condotto dell'aria. Mi è più facile credere a un classico. È un maniaco e si intrufola di frequente nella mia cantina. Ma poi, scusi, se il livello dell'acqua è così allarmante, la cantina dovrebbe essere allagata. Altro particolare che mi spinge a considerare la storia di Eric una fregnaccia. Avevamo cibo, ma non acqua potabile. La tempesta non cessava e ci rimaneva l'acqua del water. È buona, però la devi bollire. Ma non dirlo manco per scherzo, beh. Oh, qui parliamo di sopravvivenza. Preferisco morire, allora. Noi abbiamo un sacco di acqua. Te ne diamo un po' se ci dai il generatore. Ma daglielo, tanto che te ne fai. Ci faresti tramezzini. Non sai a cosa serve un generatore, vero? Sono d'accordo con lei. L'acqua è effettivamente un bene più prezioso della corrente in questo contesto. Il mattino dopo, Eric è scappato. Col generatore. E niente, anche Eric è un fetecchione. Più di Mr. Panza. No, dai, Mr. Panza è ben più carogna. Pensavo che si fosse unito al nemico. E invece... Tieni, ora abbiamo l'acqua potabile.
Tutto lì? Cioè, una bottiglia? Mi auguro sia solo una di tante. Per una sola bottiglia glielo davo il generatore, sì, ma pieno di sabbia. O di zucchero. Per la prima volta ho guardato Eric con interesse. Era un vero uomo e si preoccupava per me. Ma che... lo frequenti da una decina di ore scarse, quello già allunga i baci. È un idraulico, naturale. Per favore, altro che Mr. Panza, qui sono tutti delle fetecchie. All'improvviso mi è arrivato addosso un biglietto di mio marito. Tesoro, ho sbagliato. Vieni a dirmi addio. In che senso? Ah, sicuro? Non lo dice perché è disperato, no. Mr. Panza già avreste fame. A giudicare dalla sua condizione può sopravvivere senza mangiare per molto tempo. La sua amante aveva sentito che aveva un cancro. Sicura? Cioè, sicura che in realtà non fosse un rotolo di ciccia? Si sta accanendo sulla stazza di quell'uomo come un bulletto di quart'ordine, sa? Ehi, non lo sto prendendo in giro, è innegabilmente molto corpulento, è una sua caratteristica. Sta cercando di convincere me o se stesso? Severo ma stupido. Ma non avremmo dovuto lasciare la nostra parte della casa. Siamo finiti in una trappola. Una trappola in cantina? Ma cos'è? Mamma, ho perso l'aereo. Mr. Panza sarebbe un McAllister. Faceva pure schifo come trappola, avendo 2 secondi. Una volta liberati, abbiamo capito che ci avevano ingannati. Giorgio e la sua regina ci avevano rubato tutto. La sciocca di Ida aveva sprecato elettricità per usare la piastra. E quando è avvenuto il furto? Durante quei 2 secondi in aria? Reclamare il generatore per usare la piastra per capelli. Che ghiozzina! Ehi, certe esigenze hanno la priorità. Non sopravviveresti 10 minuti su un'isola deserta. Mentre si schiacciava i brufoli, le è caduto uno specchio. Io lo usavo per continuare a chiamare aiuto. Vabbè, ti serve una superficie riflettente, non sarà mica l'unico specchio che hai in casa. Siccome siano brufoli, ma che dieta ha seguito durante la reclusione forzata? Ma che ne so, spero solo che un terremoto li inghiotta tutti. Vattene di qui, cicciona! Stavo per colpire l'angolo del tavolo con la testa. Momento Matrix! Arriverà l'idraulico, la salverà. Ti salvo io. No, ti salvo io. Pure Mr. Panza? Questo non me l'aspettavo. Non può perdonarlo. Ma certo che no, ne ha fatte troppe e ora è palesemente disperato. Perdonami, ora so che tu sei la mia regina. Giorgio aveva capito che Aida importava solo se stessa. Come puoi piantarmi per una cuoca? No, 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 è tutto così sbagliato. Parli dei disegnonzoli. Per favore, Giorgio è un idiota. Ti ha tradita, ti ha umiliata, ti ha insultata, ti ha negato l'acqua nel momento del bisogno. Chi ti dice che non sia pronto a rifare tutto? Preferisci l'idraulico marpione? Non è che sta storia debba per forza finire con una relazione sentimentale, eh? I soccorritori hanno sentito le urla di Ida. Quando tutto è finito, non ho perdonato mio marito. Ah, meno male. Ma si è messa con l'idraulico? Guarda, tra i 2 pretendenti forse è il meno peggio. Hai mai dato una seconda chance a un ex? Com'è finita? E si conclude con questa domanda. Allora, mai dato una seconda chance? Una volta. Ma quel cretigno si fa da restare de nuovo. Stai parlando di un ex fidanzato? Che? No, de un collaboratore, de un complice. Io chiedo le donne. Sì. Io mai, se mi si perde, è definitivo. Ma se sei singolo da tutta la vita? E chi te l'ha detto? Non t'avrebbe mai vissuto con una e poi sei brutterrimo. Primo, figurati se ti presento le mie fidanzate. E secondo, tu non è che sei questo gran Marcantonio. Ma certo che no, io sarei Bipol. E tu hai mai dato a... Ma che ti sto chiedendo? Niente, lascia perdere. Non mi esprimo, la mia vita è privata. Per fortuna, direi. Bene, allora, grazie a questa fabbiosata abbiamo imparato che... Sarebbe meglio avere il generatore vicino, così se ti verrebbe fame... No, per favore, quando hai un po' di tempo, cerca sul dizionario la parola generatore. L'unica morale, seppur banale, è se esci da una relazione tossica, non dimenticarti dei torti che hai subito dall'ex. A qualcuno potrebbe servire. E mi permetta di sottolineare quanto segue. Il titolo dell'episodio è fuorviante e fuori luogo. Si dice clickbait. Appuntamento alla prossima fabiosata. Ciao a tutti.